Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio di The Sims 4. Allora, oggi siamo con Francesco che sta finendo la sua terza sessione. Allora, è l'ultimo giorno di lezione, ci manca da tenere una presentazione che come vedete dobbiamo ancora cominciare e l'esame finale di questa materia, ruberie, che ce l'abbiamo alle 15, mentre la tesina di come convincere i delinquenti e intimidire gli altri, gliel'ho fatta fare stanotte, gliel'ho fatta fare straordinaria e l'ho consegnata. Direi che abbiamo tempo, se la signorina venisse a fare gentilmente il suo lavoro, abbiamo tempo di fare la tesina stamattina e tenere la presentazione prima che arrivino le 15. Secondo me ce la facciamo. Speriamo, anche perché l'esame è fino alle 16.25, le presentazioni si possono tenere fino alle 16.30, quindi se non sosteniamo un esame oppure non presentiamo la tesina o i compiti che dobbiamo fare per quel corso, veniamo bocciati, quindi prendiamo una F che sta per fail. Allora, aspetta un attimo, vieni a far colazione finché c'è la signorina. Prima che vada via, poi finiamo. Ah, ok, era lei la signorina, bene. E dopo l'università ci mette sotto osservazione, quindi nella sessione successiva dobbiamo per forza andare bene, altrimenti ci levano tutte le borse di studio e non ricordo se possono anche cacciarci via. Il discorso delle borse di studio me lo ricordo, anzi, dopo finiamo qua intanto, dopo possiamo anche fargli cercare delle borse di studio, perché non mi ricordo se gliele abbiamo trovate, visto che praticamente abbiamo pochi soldi, poco niente, mi sono dimenticata di fare il trasferimento di soldi da suo papà, dalla famiglia, con la scusa che ci sono state le vacanze di mezzo, i 15 giorni qui non ho registrato, mi sono completamente dimenticata, ma insomma... teoricamente dovremmo farcela. E rifinisci e organizza. E se no paghiamo con un prestito e salderemo in un secondo momento, eventualmente anche gli interessi. Insomma, in qualche modo riusciamo a pagare. Vi ricordo che avevamo trovato anche il lavoro di cacciatore di tesori affondati. Lavoriamo fra 5 ore poi, quindi qualcosina prenderemo. Speriamo che finisca fra poco per riuscire ad andare a fare la presentazione. Madonna, che nervi sti qua che suonano, per quanto siano distanti, perché io sono qua. No, non chiacchierare. Teoricamente dovremmo quasi esserci. No, raga, dobbiamo andare assolutamente. Dobbiamo andare assolutamente. Com'è la qualità? Ah, ho tolto il blue bomb. Pazienza, dobbiamo andare, perché dopo abbiamo l'esame fra un'ora. Va a finire che arriveremo sicuramente in ritardo all'esame. Sicuro. Ma almeno... vabbè. Allora, intanto stiamo tenendo la presentazione. Come vedete, l'orario è qua. Simone, porta pazienza. Vabbè, arriveremo in ritardo, ma almeno ci arriveremo in qualche modo. Mannaggia. Ok, beh, l'edificio era lo stesso, quindi bene o male siamo riusciti a fare tutto. Allora, lui finisce alle 16.25, comincia a lavorare alle 17, cioè non c'è tregua per il povero Francesco oggi. Ok, allora, riusciamo a fargli fare la pipì? No, secondo me no, però vabbè. Intanto abbiamo la bicicletta che non userà. Non userai, Francesco, sei sicuro? Ha cambiato idea? Bah, mi sa che stiamo andando anche a lavorare. Beh, così ci mettiamo 3 giorni per arrivare a lavorare. Vabbè, niente, farà la pipì in mare mentre cerca i pesci. Siamo in un ritardo mega galattico, non ce la possiamo fare. Ma va bene.
Oh dai, hackerare l'internet del tutto A più, ruberie B, come convincere delinquenti a timidire gli altri A più, cioè fantastico, basta! Col telefono, oddio, ok. Iscriviamoci all'ultima sessione, facciamo gli ultimi tre corsi e poi si laurea. I corsi saranno crimini, rispetto per i congegni, al di là dei corpi. Ok, questa sarà sempre la nostra residenza. Ah sì, avevamo chiesto le borse di studio, eccola qua, abbiamo preso. E allora, i corsi sono 240, 240, 240, 579 la residenza. Abbiamo mano d'aiuto come borsa di studio a meno 250, la borsa di studio per il merito meno 300, un'altra per il merito meno 300 e un'altra per il merito meno 300. Abbiamo 149 diretta. Io a sto punto la pagherei con l'unità, con i fondi dell'unità familiare in modo da non avere debiti. Tanto adesso lui è andato a lavorare, quindi poi guadagnerà qualcosina, adesso comincia a lavorare più seriamente, quindi bene o male non dovrebbero esserci grossi problemi. Oddio, che gran casino. Qua poi c'è anche della biancheria pulita, che non degniamoci a mettere via, mi raccomando. Insegui il pesce. Poveretto, è esausto. Mandiamolo a dormire una volta che torna a casa. Poverino. Guardiamoci un attimo gli orari. E allora, fra 18 ore abbiamo crimini, abbiamo di martedì e di giovedì, abbiamo una presentazione. Rispetto per i congegni, fra 2 giorni, quindi lunedì, mercoledì e venerdì, e abbiamo l'esame, mentre al di là dei corpi, lunedì, mercoledì e venerdì, e abbiamo un altro esame, quindi bene o male, sto giro abbiamo solo la presentazione da tenere, non la tesina anche da fare, anche perché sarebbe stato abbastanza un suicidio. E domani, quindi martedì, abbiamo alle 13:30 solo la lezione di crimini. Molto bene. Allora, adesso facciamolo dormire, perché non ho abbastanza punti per prendere la pozione, quella che fa lo star sveglio. Purtroppo, insomma, il caffè credo che serva poco in questo caso. Una volta poi che si è laureato, pensavo di chiedere anche a voi dove mandarlo a vivere. Questa tiriamola già fuori. In quanto non saprei nemmeno io se mandarlo a vivere in un appartamentino a San Myshuno, piccolino, magari un po', non dico decadente, però sì, insomma, sicuramente non la villona, oppure se in una casetta singola. Boh, a me ispirava di più San Myshuno. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa vi ispirerebbe di più fare. Ma intanto abbiamo ancora appunto l'ultima settimana davanti a noi. Ok, allora ci siamo. Ah, è andato a male. Peccato, volevo farlo mangiare, ma è andato a male. E sta roba dovrebbe essere a posto in teoria. Boh, tolto il Blue Bomb. Ha solo un problema dei rifiuti? Ma guardate che porcilaio, cioè, veramente. Pulisci tu perché se aspetti che lo facciano i tuoi compagni. Guarda qua, guarda, guarda, guarda che roba. Ma che lavori, come si dice. Va che lavori! Vabbè, fatti la doccia dopo, almeno il bagno l'abbiamo pulito. Questo lo faremo tornare all'attracco visto che non si muove. E dopo, se riusciamo, ma mi sa che forse sta dormendo, è lei? Laura, sì, è lei. Volevo un attimo imparare a conoscere anche lei, visto che era quella ragazza che avevamo addocchiato. L'abbiamo chiamata da noi, chissà se viene. Oh sì, beh, vabbè, magari non in bagno, però fuori. La conosciamo poi, nel senso, sappiamo che studia comunicazione, che è malvagia, il che sarebbe perfetto per noi. E proviamo a conoscerla un po' meglio. Sediamoci qua. Paranoica. Oh, that was sweet. Secondario.
Vediamo se riusciamo a scoprire anche il terzo tratto. Che poi abbia anche un lavoro. Amante dell'arte. Chiediamole l'ultima cosa, visto che ci stiamo alzando e stiamo andando per la nostra strada. Chiede la carriera, era lì. Eccolo qua. Voglio sapere se ha un lavoro. Ah, disoccupata, vabbè. Ah, siamo finiti dentro un muro. Allora, ordiniamo un toast all'avocado, che costa meno. E dopo facciamo i compiti per la lezione che abbiamo il pomeriggio. Ora, noi abbiamo diviso un po' il carico di lavoro di Francesco per tre esami a sessione. Tre esami, tre corsi, insomma. Posso dirvi che è fattibile, tre corsi, ve l'avevo già detto. E quattro è anche fattibile se avete dei buoni orari, ma il vostro sim farà fatica a fare tutto, cioè nel senso, avrà poca vita sociale, a meno che non decidiate di bloccare il calo dei bisogni. Anche se bloccate il calo dei bisogni, chiaro che sarà tutto più facile. Madonna di Dio, guardate che casino, tutto sporco, tutto. Non riesco neanche a toglierla io sta roba, per esempio. Questa sì, questa riesco io. Questo pure, questo anche. Ah, c'è un piatto qua, questo. Allora, e crimini, eccoli qua, ce l'abbiamo più tardi. Nel frattempo ci facciamo quattro chiacchiere anche con i nostri compagni, i nostri amici, i nostri coinquilini, chiamateli un po' come volete. Abbiamo tempo. Chiaro che vorrei conoscere lei, perché devo dirvi che me li vedo bene insieme, non so voi, però sì, mi piacciono insieme. Poi che bello, ci siamo conosciuti all'università, eravamo nello stesso dormitorio. Fa molto da film americano. Sicuramente non riusciremo a, fra virgolette, conquistarla adesso, visto che abbiamo dovuto fare a ruota con gli altri personaggi del nostro gameplay, quindi lui è stato parecchio penalizzato, come un po' lo sono tutti. Ecco, università magari era l'ultima espansione uscita. Diciamo che appunto è stato un po' penalizzato per quel motivo lì. Cioè non è che si possa fare i miracoli, veniamo qua una volta ogni tanto, il tempo intanto scorre. Però se magari appunto cominciano già a conoscersi, diventano amici, magari poi una volta che lui è laureato e deve andare via, vi ricordo che quando vi laureate c'è la cerimonia e dopo avete 24 ore di tempo per sloggiare. Cioè proprio si apre, mi sembra di qua, ci sia il timer del tempo che avete a disposizione. Oh my God. Ah, l'ha beccata! Bellissimo. Però tu non hai finito i compiti, caro da Dio. Dai, hai una buona media. Strano, perché con tutto quello che abbiamo fatto in fretta... Dai, adesso basta e mettiti serio. Abbiamo fatto tutto in fretta, quindi mi stupisco che tu abbia anche la media dell'A, voglio dire. Ho fatto le cose più con calma, con tanti altri sim... Eppure ero messa peggio. Vabbè, andiamo che arriviamo un po' prima, magari non siamo proprio presi con le bombe. 13:20, devi ancora partire di casa, quindi direi che saremo presi con le bombe. Vabbè, pazienza, recupereremo col prossimo corso. Sì, poi è stato penalizzato anche per il fatto che siamo qua una volta ogni tanto e un sacco di attività extra che fanno qua all'università, tipo queste, le organizzazioni, e è un peccato che non siamo riusciti a vederle, però insomma le vedremo, non vi preoccupate. A me interessava che lui facesse una buona università. Allora, lui va a lavorare, sì, tutta la settimana, al lavoro fra 2 ore, e no, di qua. Ho sbagliato complesso, ho sbagliato direzione pure.
Riusciamo a venire a giocare? Un'oretta magari, ora che arriviamo su. Prima di andare a lavoro. Sì, ma hai la bicicletta? Potresti metterci metà del tempo? Abbiamo super mega, la super mega fibra. Francesco, Francesco. Sicuramente quando andrà via dal dormitorio, dovrò fargli passargli qualcosa dalla sua famiglia. Se no, potremmo anche volendo farlo finito questo episodio. Vediamo se riusciamo dalla gestione delle famiglie, ma non credo. Se no, veniamo a regalargli dei simoleon. Dai, sì. Adesso lui va a lavorare. E dopo facciamo, quando torna, in modo che siamo sicuri che sia qua, facciamo una piccola deviazione. Andiamo, torniamo un attimo da Kevin e dalla famiglia, lo veniamo a trovare e gli diamo dei soldi. In modo che è tranquillo e anche per dopo, quando dovrà trasferirsi, non abbiamo l'ansia di doverlo fare dopo. Magari poi mi dimentico, quindi meglio farlo subito piuttosto che più tardi. Questa rompi i maroni, se non la smette di suonare, glielo suono in testa quell'aggeggio. Che ora finisce lui alle 20? Ok. Potremmo quasi quasi mangiarci una porzione di questo. Sembra un moscone. Almeno dalle mie cuffie. Dà fastidio come. Oh, Grace! Dà fastidio come un moscone. Grace, cosa fai qua che tu non studi all'università? È andata via. Vabbè che lui, poveretto, è esausto. Kevin. E più che altro poi non posso dirgli dammi i soldi. Quindi tanto vale che facciamo il piccolo detour. Ok, mentre stava fosse nutrito, io al momento lo lascio sveglio anche se è distrutto, casomai andrà a letto da solo. E andiamo, ci vediamo di nuovo qua, ma sto giro giocando con Kevin. Eccoci qua con Kevin. Nel frattempo Cleo e Maddie si erano ammalate, poverine. Fortuna avevo i biscotti del veterinario che dopo passerò a prendere perché devo assolutamente fare il pieno. Francesco è sveglio ed è al computer, molto bene. Quindi riusciamo a dare il regalo Simoleon. Allora, 10.000 non li abbiamo. 5.000 rimaniamo noi a secco, abbiamo due figli, due cani. Gli diamo magari 3.000, solo che appunto non essendoci 3.000 come cifra, gli diamo 3 pacchetti. Niente. Me lo leva perché? Perché gliel'ho già regalato? Allora, 1.000. 1.005. Ah, oh, è svenuto. Vabbè, aspettiamo che si svegli. Aspettiamo che si riprenda. Il poveretto l'aveva lasciato che era in condizioni pietose. Ok, quindi adesso non è mai un bel momento. Ah, eccolo qua, 1.000. C'è, ecco ricomparso. Ah, perché l'azione era ancora in corso allora, per quello. Ok, quindi dobbiamo aspettare che l'azione finisca, quindi sparisca da qua. Ok. E adesso dovrebbe esserci di nuovo. Ok, 3.000 simoleon, direi che insomma, considerando che noi ne abbiamo 7.000, vabbè che venderemo il ristorante. E poi rispartiremo i soldi, però nel frattempo, finché Kevin è in vita al ristorante rimane e basta. Quindi direi che comunque per il momento Kevin se la caverà, Kevin, scusatemi, Francesco se la caverà senz'altro bene. E casomai, se avesse bisogno ancora di soldi, gliene facciamo passare un po' dalla famiglia, diciamo, dall'unità familiare d'origine. E quindi, ragazzi, io con un Francesco con un fisichino da balena spiaggiata e un musetto triste, vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!